Macro categoria studi e boutique legali e professionali. Categoria diritto del lavoro. Il premio è quello di studio dell'anno, diritto del lavoro, relazioni industriali e sindacali. E andiamo a leggere la motivazione. Alla guida di Amendolito e Associati vi è uno tra i professionisti più quotati a livello nazionale nel diritto del lavoro e nelle relazioni industriali e sindacali. Il prestigio, la reputazione e la profonda conoscenza della materia giuridica, con una visione ampia e trasversale, rendono lo studio uno tra i più affermati nel panorama legale italiano. Abbiamo già sentito nella motivazione, ma lo annunciamo assolutamente a viva voce: The winner is Amendolito e Associati. È un grande piacere avere con me l'avvocato professor Francesco Amendolito, founding e managing partner di Amendolito e Associati. E allora, avvocato, ben trovato naturalmente, le chiedo subito un commento a caldo facendole i miei complimenti. Buonasera a voi, grazie innanzitutto. E che dire, è sempre un piacere ricevere un premio, soprattutto perché questo premio che oggi voi ci riconoscete rappresenta l'epilogo diciamo, di un lavoro di un anno intenso fatto con la sinergia di tutti i gruppi dello studio, delle risorse dello studio. E quindi è un premio inaspettato, ma nello stesso tempo no, fa sempre piacere. Quindi Certo. siamo orgogliosi di questo e vi ringraziamo. Certo, beh, immagino oltretutto ancor più in un periodo complicato, no? Come quello che stiamo vivendo, un periodo nel quale si sono rimessi in discussione tanti aspetti. Certo, anche per questo, insomma, assume un'importanza ancora più ampia. In questo momento si parla appunto di cambiamento delle organizzazioni aziendali, quindi il mondo del diritto del lavoro e del diritto sindacale sta assumendo sempre più un'importanza strategica per le aziende. Quindi automaticamente anche noi che ci occupiamo di consulenza e assistenza nell'ambito di quello che è la gestione personale, dell'amministrazione del personale, quindi tout court, abbiamo un impegno maggiore, quindi dobbiamo garantire alle aziende sempre più preparazione, professionalità, ma soprattutto tempestività. In un ambito che sta cambiando, che si sta evolvendo, in cui la norma spesso e volentieri necessita di maggiori approfondimenti in chiave esegetica ma anche applicativa. Certo, ecco, tempestività è una delle parole chiave, mi permetto di sottolinearla anche io. Accanto, così ne prendo due dalla motivazione e parliamo del futuro, prima di salutarci, avvocato, accanto a visione ampia e trasversale, che appunto rendono lo studio uno tra i più affermati nel panorama legale italiano. Cosa significa avere una visione ampia e trasversale verso il futuro? Sì, per noi la parola d'ordine è formazione, formazione, formazione. Quindi noi dobbiamo sempre più essere al passo con i tempi. Nello stesso tempo cerchiamo sempre, questa è una caratteristica che ci ha sempre contraddistinto, cerchiamo sempre di essere creativi. Quindi un'attenzione al cliente, un'attenzione globale a quelle che sono necessità delle aziende, però in chiave creativa, in una prospettiva anche diciamo, di fare e gestire anche il cambiamento delle organizzazioni aziendali stesse. Per cui non soltanto essere attuali, ma addirittura essere pronti per il futuro, per quello che è che è il futuro delle aziende e del settore in generale, delle organizzazioni aziendali. Quindi a questo lo facciamo attraverso un'azione sinergica, soprattutto dei team, quindi vari dipartimenti composti poi a loro volta in team, lavorano con un'azione sinergica con quello con quelli che sono i team delle aziende che seguiamo. Quindi questo matching continuo, costante, che dà sicuramente risultati maggiori. Assolutamente, sinergia e creatività, così ci abbiamo aggiunto altre due parole con le quali possiamo concludere
questo intervento, questo collegamento. Io ringrazio l'avvocato professor Francesco Amendolito, founding e managing partner di Amendolito e Associati, per questo premio che va naturalmente allo studio Amendolito Associati. Complimenti ancora a tutto il team e a presto. Grazie, grazie a voi. Grazie.